Esiste un intercalare popolare che si racchiude nella frase Piove governo ladro. E quando nevica, che opinione si può avere del governo? Anche se, a onor del vero, quando nevica le imprecazioni prendono la direzione di Palazzo da Cursio, dove risiede il governo della città e come sempre, o meglio spesso, si riferiscono a disservizi evidenti e lampanti, che nessuno, o quasi, può negare. Se due indizi fanno una prova. La neve di questi giorni è un corpo di reato, visto che la precipitazione era annunciata ormai da quest'estate. Nevicherà, nevicherà forte. Lappo, stia tranquillo, perché qui si parla di altra neve. Insomma, un allarme annunciato è giunto quasi inaspettato. Sempre tornando al parafrasare piove governo ladro, si potrebbe dire nevica comune Balzano. Non Bolzano, dove l'emergenza neve è sempre senza emergenza ma balzano nel senso che c'è sempre qualcosa che fa arrabbiare il cittadino. Questa volta la neve ha fregato un po' tutti. Attesa di giorno in giorno, ha pensato bene di scendere copiosa mentre gli ignari e forse un po' ignoranti cittadini giacevano compiacenti tra le loro lenzuola. Sì, perché gli effetti della neve, quelli che non sono così gioiosi come una scivolata con il bob, le pallate con gli amici o un pseudo pupazzolo di neve, gli effetti, dicevo, portano sempre in superficie quello che non funziona. La civiltà e il senso civico dei cittadini, ormai da quasi 40 anni o poco meno, ha fatto sì che chi faceva la famosa rotta, non quella cercata da Chettino, ha smesso di farlo. Quella che viene spalata davanti a un civico fino all'altro civico. È ormai mercerar, anzi, smarrita. Magari gli ignari cittadini si aspettavano lo spalaneve sul marciapiede fino agli scalini di casa, quasi fosse un compito di mero le compagni di seduta. E invece i problemi sono altri. Il job act, tanto demonizzato, ne è la conferma nella sua ineluttabile applicazione, tanto da vedere in giro persone, soprattutto estracomunitarie, che con una palla al seguito sono disponibili a spalare per i più pigri a fronte di un'offerta libera. In questo Piazza Grande, grande esempio di associazione solidale, insegna, ma i problemi ovviamente sono altri, uno concreto ed uno parzialmente vero. Quello parziale, quasi scremato come il latte, Riguarda la viabilità, con i parcheggi selvaggi, fra chi non rispetta le regole e chi è vessato invece dalle righe rigorosamente in blu, che consente e obbliga al tempo stesso gli, gli autonauti a far giacere il proprio mezzo un po' dove capita, e guarda caso proprio dove passa lo spazzaneve e deposita, ahimè, il cumulo di neve. Se la nevicata fosse stata copiosa e ghiacciata, qualcuno poteva pensare di riprendere l'auto a fine marzo, cioè fra 40 giorni. Altro problema, che ne nasconde due, è la manutenzione legata ai servizi. Il sale quest'anno è rimasto in zucca e, nonostante si sapeva che avrebbe nevicato, poco o tanto che fosse, il sale, dicevo, è rimasto dove era. Anzi, dove e se c'era. Salvo poi spararlo a radio due mesi fa in previsione di una gelata che ha sbroccato tutti. Marciapiedi inutilizzabili, per incuria dei condomini e per un servizio comunale che non esiste e non è mai esistito. E vecchi, anziani, ma anche baldi giovani a rischio caduta. Ma la caduta più grave, quella che non ha nulla a che vedere con lo stile, ma ha creato allarmismi, è quella degli alberi e nasconde uno dei veri problemi della cattiva gestione e manutenzione di ciò che esiste già. Un po' come lamentarsi quando i fiumi ora esondano, non rompono più i margini, ma esondano, perché la manutenzione, leggi, pulizia, evacuazione di aria e non idori e via dicendo, sono lucciole che qualcuno ha scambiato per lanterne, ma in pieno giorno. Gli alberi caduti ne sono la dimostrazione di quella che è la cura del verde che è tutta un'altra cosa. L'unico verde è quello che è rimasto nelle tasche dei cittadini: alberi secchi, mai tagliati, o come nella minestra dei fagioli, mal tagliati, che sotto il peso, neppure esagerato di una neve che tra le due di notte e le sei del mattino ha fatto piegare le cime di alberi importanti, spesso su auto in sosta, regolari o meno, ha dimostrato che la manutenzione è stata fatta un tanto al chilo. Tanto che risulta che chi dovrebbe curare la manutenzione del verde abbia visto budget ridotti e pagamenti che o non sono arrivati oppure sono arrivati tremendamente in ritardo. Questo sarebbe grave e forse lo è già. Un po' come il fatto di non riuscire a portare il catering o meglio i pasti nelle scuole. Avvisare i genitori quando i ragazzi sono a scuola mi sembra un po' inadeguato. Insomma, come sempre l'emergenza è sempre emergente. E quando richiede l'attenzione di tutti, ecco che riesce sempre a seppellire quello che servirebbe in caso di bisogno, e cioè il buonsenso. Pensarci prima equivale a prevenire anziché curare. Possibile che Bologna, dopo oltre 2000 anni, si faccia ancora sorprendere dalla neve? Sembra possibile, eppure è così. Un po' come d'estate quando ci consigliano di bere molto e non uscire nelle ore calde. Insomma, la canzone del mago dei selfie, Gianni Morandi e Soci, vale davvero come ritornello. Si può dare di più. In Italia, sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato qua e morto qua, dove fuggi?